L'Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 203° anniversario con una cerimonia che si è svolta all'interno della caserma intitolata Brigandiere Alfredo Guglielmi. È stata anche l'occasione per tracciare il bilancio della situazione in provincia di Foggia, con l'intervento del comandante provinciale Marco Aquilio, a capo dei militari di Capitanata, da settembre dello scorso anno. Allora, comandante, in una giornata di sole splende come splende questa Arma dei Carabinieri che a Foggia, oltre all'amore di un intero territorio, ha un rapporto che si sta sempre di più consolidando per prevenire. Avete parlato anche della violenza di genere, che è un segnale molto importante oltre ai ROS, ma proprio questo rapporto con la città che sta diventando un rapporto di fratellanza e di amicizia. È una terra che merita fino all'ultima goccia di sudore. Non bisogna essere avari di sforzi, perché è una terra che, con la sua storia e la sua cultura, come dicevo prima, è un popolo che ha saputo guadagnarsi la massima benemerenza per essersi opporta al nemico con una medaglia d'oro al valor civile e militare. E quindi è una popolazione che ce l'ha nel DNA, la reazione per la giustizia in questo caso, per la legalità, e noi saremo sempre al loro fianco. Un messaggio a tutti i militari, che sia quelli che abbiamo premiato oggi che quelli che comunque continuano imperterriti a lavorare 24 ore su 24, sempre più forti nel loro spirito. Sì, ai militari, alle loro famiglie, perché poi sono le famiglie che ci sostengono tutti i giorni e che ci sopportano pure. Grazie. Negli ultimi mesi c'è stato un aumento del 5% del numero dei servizi esterni, che nel 2017 si sta attestando su 150 al giorno. Sono stati 43.000 i mezzi già controllati quest'anno su strada e circa 60.000 le persone identificate. Inoltre, in questo anno, durante il sistematico controllo del territorio, i carabinieri hanno svolto circa 57.000 servizi esterni, segnalato all'autorità giudiziaria 4.051 persone ed effettuato più di 1.607 arresti ed hanno sequestrato 7.475 kg di sostanze stupefacenti per un valore complessivo, stimato sulla base delle tabelle ministeriali, di oltre 30 milioni di euro. Durante la cerimonia c'è stato un commosso omaggio ai carabinieri che non sono più tra noi, caduti in Italia e all'estero, il cui esempio e ricordo deve essere sempre vivo nel quotidiano. Fra loro c'è il brigandiere capo Michele Panella, scomparso il 12 gennaio scorso, mentre era al comando della stazione carabinieri di Orsara di Puglia. Allora, signor Questore, una giornata di sole per una giornata di festa e di interazione con i carabinieri. Una giornata di festa per l'arma e una giornata di festa per la legalità, perché l'Arma dei Carabinieri, insieme alle altre forze di polizia, alla magistratura, al prefetto, garantisce la legalità in questa provincia. Cosa molto importante, una legalità che sta avanzando sempre di più, fortunatamente. Signor prefetto, una giornata, quella della festa dei Carabinieri, con delle onorificenze per un territorio che si batte per la legalità in coesione. Sì, il discorso del comandante ha dato contezza di quant'è l'impegno dell'arma, ma di tutte le forze di polizia. Questo è un territorio difficile, estremamente critico, però c'è una risposta delle forze di polizia assolutamente straordinaria. E l'altro aspetto, che non è di maniera ma perché è reale, è un coordinamento, un rapporto di collaborazione tra vertici appartenenti che consente di ottimizzare i risultati. Risultati che si vedono, che ci sono indubbiamente in una situazione critica. Anche questo passaggio della lotta alla violenza di genere è un passaggio significativo e importante di questo impegno che si batte anche su un tema così delicato, molte volte non facile da vedere e da riscontrare. Sì, io devo dire che sia da parte della Questura che dell'Arma dei Carabinieri a questo fenomeno viene dedicata un'attenzione minuziosa, e tra l'altro per ogni situazione che può fare evidenziare un problema di questo tipo, ne parliamo sempre in sede di comitato per verificare che iniziative si possono assumere. Veramente è uno dei settori che è più attenzionato e seguito.